Una mozione timida a cui si associa l'intervento della consigliera del PD che ha aggiunto che l'assessora Muraro è intervenuta in commissione il 4 ottobre sostenendo che la volontà di questa amministrazione era di elevare la multiservizi d'azienda di primo livello. È vero, è verissimo. Questo è l'indirizzo che questa maggioranza ha dato alla Giunta. Quindi non è responsabilità dell'assessore Muraro di essere intervenuta il 4 ottobre in commissione a dire che questa amministrazione vuole elevare la multiservizi al primo livello, l'azienda di primo livello. Tanto per chiarire subito, perché no? Ora, detto questo, era il 4 ottobre, l'istruttoria, le verifiche rispetto al lavoro per ottenere questo risultato sono andate avanti e erano quasi concluse il 25 novembre, come tutti sapete, ma che non capisco per quale motivo nessuno qui dell'opposizione vuole ricordare, il 25 novembre è intervenuta una sentenza della Consulta che ha smontato l'impianto base del decreto Madia, rendendo di fatto incerto il quadro normativo di riferimento, perché un'amministrazione locale, per chi, cioè qui ci sono tanti consiglieri che in vari interventi hanno detto che quando erano piccoli andavano a scuola e tutto quanto il resto, però rimane difficile un po' da credere perché un'amministrazione locale fa riferimento alla normativa vigente e al quadro delle istituzioni sovraordinate. Lo sforzo che viene fatto dagli uffici, degli assessorati, per poter soddisfare un'esigenza deve essere comunque legato a quella che è la normativa di riferimento. Se il 25 novembre cade l'impianto base a cui ci si era riferiti, per evitare di dover per forza rispondere a quello che comunque era l'altro strumento vigente che era comunque intervenuto, che era il nuovo codice, che è il nuovo codice degli appalti dell'aprile del 2016, che obbliga per i servizi pubblici come quello in oggetto di cui stiamo esaminando, lo sfalciamento del verde, il trattamento di alcune situazioni che sono svolte comunque dall'azienda multiservizi, l'obbligo di andare in gara. Questa è la realtà, con molta onestà. Io adesso non voglio neanche fare riferimento all'intervento dell'altro giorno, per cui appunto il decreto Madia scritto con i piedi, perché se non fosse stato scritto con i piedi nessuna consulta lo avrebbe demolito. Comunque, la situazione oggi è questa, è nostro compito risolvere, non si sta chiedendo tempo perché nel frattempo ci si sta grattando, no, si sta chiedendo tempo perché dal 25 novembre ad oggi sfido chiunque a risolvere un problema come quello dell'immissione in house di un'azienda di 4.500 operatori. Poi si possono fare tutte le considerazioni, si possono organizzare consigli, si possono fare interventi che in qualche maniera tendono a strumentalizzare anche i lavoratori. Noi questo non lo vogliamo fare. Noi nella scorsa consiliatura abbiamo detto che avevamo intenzione di portare in house la multiservizi e questo è quello che questa amministrazione sta facendo. Grazie. Vorrei dimostrare il motivo per cui quello che vi stanno raccontando le opposizioni sono parole, parole per prendervi in giro. Per prendervi in giro, allora io ho chiesto al consigliere onorato di portare una proposta scritta che abbia la tenuta giuridica, perché l'indirizzo che lui ha scritto e vi ha fatto e ci ha fatto votare lo ripeto, lo abbiamo già dato alla nostra amministrazione. È chiaro sì o no? È chiaro quello che ho detto prima, che il 25 novembre è intervenuta una sentenza della Consulta che ha demolito l'impianto di quello che significa i servizi pubblici, lo capite o no? E ci vuole tempo per poter rimettere in piedi una proposta che tenga giuridicamente quello che è scritto in quella mozione. Sono le stesse cose che vogliamo anche noi, è chiaro sì o no? Allora, detto questo,
se volete continuare a farvi prendere in giro dalle opposizioni, chiedetegli di scrivere delle mozioni che abbiano la tenuta giuridica, perché ad andare da qualsiasi amministratore e chiedere di fare una cosa sono capaci tutti, ma nel farla è un'altra cosa. Consigliere, illustri, allora, illustri rispetto la mozione. Alla nostra mozione non possiamo far altro onestamente che ribadire quello che abbiamo detto oggi in quest'aula, e cioè che ci impegniamo, rispetto anche alle chiacchiere dell'opposizione che vogliono dire che stiamo dicendo da una parte dell'amministrazione una cosa e da una parte un'altra, ci impegniamo a far diventare la società multiservizio una società di primo livello. Multiservizi, va bene, grazie, ho sbagliato, sì. Una società di primo livello, ripeto, questo è l'indirizzo di questa amministrazione. Se il consigliere onorato vuole partecipare ai lavori per la definizione di questa, di quello che servirà, ovviamente, l'impianto deliberativo che servirà ad annullare la delibera del 2014 votata dalle persone che stanno qui dietro e a riscrivere una delibera che coerentemente faccia quello che diciamo dal 2013, è benvenuto. Tutto il resto dei consiglieri, la prossima volta che c'è un consiglio straordinario, se vogliono possono invitare tutti i cittadini di cui hanno piacere, che vengono qui a protestare, però per favore portate proposte serie, grazie.